durante il non venisse mai rispetto anche la qualità qualitativa del mio, soprattutto la possibilità di utilizzare il pubblico. Negli ultimi anni c'è stato un incremento di proposte anche per l'ambito della musica antica, ambito che è stato per lungo tempo appannante soprattutto dei paesi nordici, dalla Germania, Inghilterra, passando per l'Olanda. Anche se i paesi locali offrono delle proposte ben strutturate, sono numerosi, corsi un po' meno. Tra di essi, una proposta del vicino Veneto, organizzata dall'associazione Il Canto delle Muse, con sede principale a Castelnuovo.
a questo ci sono delle spese che l'insegnante di Gloria Giordano fa appositamente per cantanti, strumentisti e attori, perché la danza entri dentro al sangue di esecutori che non sono certamente balletti. Questo ci ha consentito di avere una base più solidamente interna del corso. Avremo veramente pochi contributi esterni, un violinista, Ecco, avremo un ospite come cantante, essendo privato, che è vada bene, sì, ancora meglio.
esperienza di performance per loro. Quindi lavora benissimo, si fa sempre degli stessi progetti e quindi si lavora insieme di più. Ed è sempre una bellissima esperienza. Some new repertoire coming, some things already familiar. I corsi di musica di Dario Vigo hanno mostrato però agli allievi anche la parte più nuova della carriera del musicista, che spesso si ritrova a dover lavorare con tempi strettissimi. La mancanza è il segreto, nel senso che credo che non sia lavorare in modo che il corso proponga in cui sono
cercando di specializzarmi anche in questa classe, però come insegnante faccio tanto di ricostruire la tecnica, è quella che faccio il repertorio misto, che va da mente, da mano, 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 dopodiché, proprio per la parte ritmica, ci stava la chitarra barocca, che noi chiamiamo chitarra barocca, che non si chiama specificamente chitarra, poi la chitarra barocca, che c'è per identificarla anche la chitarra barocca, che, come avete sentito, dà questo colore particolarmente ritmico, particolarmente adatto alle danze. Uno strumento con una coloratura piuttosto particolare rispetto alla chitarra moderna, ha delle corde che sono quindi è un strumento quasi senza basso.